Esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo. Ciao, ho una notizia da dare come esperimento nei prossimi 90 giorni, di cui mi sono già passati meno 15. Mi è arrivata qualche giorno fa la scatola di Challenge. Challenge è un prodotto della Visalus, che un amico mi ha fatto conoscere, e sperimentare. Adesso qui non c'è tutto il prodotto che ho comprato, ma solo una parte. E dirò alcune parole. Il prodotto che mi ha portato è questo, è un prodotto, come c'è scritto qui, della Visalus, e questo è il V-Shape, chiamato Shape. È una polvere di siero di latte con soia verde, non modificata OGM o trattata con pesticidi, eccetera, super analizzata secondo le testimonianze mediche copiose che ci sono nei vari siti. E questa è la base alimentare, non sto a spiegare adesso tutto l'ambaradan perché è una cosa un po' lunga, e anche perché io personalmente ho dato fiducia a questo prodotto una volta che mi è stato spiegato e ho visto gli effetti su alcune persone che conoscevo, e onestamente non ho potuto non accettare che qualcosa di buono si vedeva. A me sono state date 6 bustine, piccole confezioni, in omaggio da questo mio amico che mi ha presentato il prodotto. Io le ho consumate per 4 giorni, nell'attesa che arrivasse l'ordine che poi ho acquistato per il fabbisogno alimentare di un mese intero. Ho visto che nei primi 5 giorni, praticamente, dove ho fatto solo 2 cene bevendo il frullato fatto con lo shape, addirittura aggiungendo all'inizio 2 banane, latte di mandorle in più, no? A quel valore alimentare e di calorie che ha questo prodotto, e sono calato 5 kg praticamente nei giorni del test. Da quando mi è arrivato il prodotto, che sono ancora più ligio di quando facevo la prova, cioè faccio sia mezzogiorno che sera, perché in questo genere di alimentazione, che non viene venduta come una dieta, anche se dati alla mano, valutata come dieta, credo che sia la dieta numero uno in questo momento al mondo, perché hai in una giornata un pasto libero e non un pasto libero alla settimana. Scegli tu se è colazione, pranzo, cena, ma ti tieni un pasto libero e 2 pasti fatti con lo shape della Visalus. Loro garantiscono che se tu fai questa alimentazione per almeno 90 giorni, l'ottimale sarebbe addirittura 4 mesi, però hanno detto anche 90 giorni vanno bene, loro ti garantiscono che avrai delle analisi mediche ottimali, come non hai mai avuto prima, e avrai perduto un certo numero di chili che manterrai, che non riprenderai più se ti metti a mangiare a dismisura, eliminando sicuramente questo prodotto qui, no? Siccome ho visto testimonianze di persone che sono dentro da qualche anno, alcune da qualche mese, eccetera, e avendo visto su di me la reazione di calare 4-5 kg nel giro di una settimana, e vedere che ho mantenuto i chili persi comunque in questa settimana dove mi è arrivata la mia roba, ma sento una bella energia, mi sento nutrito, una cosa che ho cominciato a sperimentare, che quando vado al bar a prendere il caffè di mezza mattina, mezzo pomeriggio, a differenza di prima, che anche se non mangiavo una pasta perché magari resistevo, ma l'atteggiamento del richiamo fisico era di prendi quella pasta e mettila dentro perché mi manca qualche cosa. Adesso, da quando bevo lo shape e mangio gli altri alimenti buonissimi, veramente buonissimi,
alcuni anche masticabili, sono veramente molto buoni. Da quando mangio questi alimenti vado al bar, prendo il caffè, vedo le paste, vedo tutto, ma proprio non sento quel richiamo che io pensavo fosse psicologico, che invece è proprio un richiamo dei globuli rossi. Ho capito ascoltando dei video con informazioni mediche che i nostri globuli rossi mantengono l'informazione di quella che è l'alimentazione fatta fino a quel momento lì per appunto 90 giorni. E siccome le alimentazioni che noi facciamo hanno una scarsità di alimenti se paragonati a anche solo 40-50 anni fa, adesso ci vuole praticamente almeno 5 volte tanto il cibo che si mangiava allora per avere lo stesso livello di nutrizione, di alimenti. Con in più comunque il fatto che a differenza di allora, oggi, anche se riesci a raggiungere lo stesso tipo di alimentazione pur aumentando la massa, è comunque molto tossica per via dell'inquinamento volontario e involontario che c'è nei cibi, nell'acqua, nell'aria e tutte le cose che si sanno. Questo qui sembra un cibo messo bene. C'è anche una bevanda che si chiama Neon, che io ho già bevuto una volta, e ha un sapore veramente molto gradevole, contiene moltissima vitamina C, e se paragonata alle varie bevande energetiche come la Red Bull e altre sostanze e altre marche simili che io non conosco, però so che sono sul mercato, che però è arcinoto che sono veramente molto dannose per la salute perché creano dei problemi con gli zuccheri che ci sono dentro e le varie cose. Questa, a parte essere veramente molto buona come sapore, dà una sferzata di energia di vitamina C ottimale, molto buona, ne ho due. E poi ci sono i biscottini, adesso non lo so aprire, no? Ci sono dei sacchettini con dei biscottini, come questo qui, che sono di una bontà unica, e poi il gusto nel masticarlo è veramente qualche cosa di diverso dalle paste che possono incontrare le mie fauci, no? Questo è proprio lo mastico, sento che c'è della roba buona, sostanziosa, non contengono zuccheri, non contengono glutine assolutamente queste cose qui, proprio sono bandite, e contengono essenzialmente quegli elementi nutrizionali di cui il nostro corpo ha bisogno, che quando ci sono, poi la manifestazione, la reazione fisica della mobilità, del pensare, del dormire, è una cosa che senti la differenza da prima, ti senti molto più in armonia. Questo non so più, e questo qua, e questi qui sono buchi di cereali, nulla a che vedere con i cereali classici, perché sono appunto che uno li può mettere nello yogurt, nelle insalate, dove gli pare. Io spesso lo metto addirittura nel frullato quando voglio farlo un po' più sostanzioso. E poi ci sono gli snack, gli spezzafame, che adesso io non li ho perché li ho finiti, perché sono veramente molto buoni. L'ho fatto sentire la mia amica, ma che buono, non si staccava più. Però quello che voglio dire è, adesso io ho iniziato questa esperienza e voglio andare alla conclusione minimo dei 3 mesi e fare il punto della situazione, vedere quanto sarò calato, perché ho un obiettivo, voglio calare, almeno arrivare ai 90 kg, almeno arrivare ai 90 kg. Già mi sento più in forza, più efficiente, aver cavato i primi 5 kg fondamentalmente, 5 kg e mezzo, perché sono 96 e quando ho cominciato a prendere questi prodotti della Visalus, lo Shape che mi era stato regalato, ero 101 e 500 grammi. Adesso sono 96 scarso, sono anche 95 e mezzo, poi diciamo 96. E alla fine dei 90 giorni io dirò la mia esperienza di come mi sento e a quel punto farò una propagazione, una diffusione più convinta, più potente di quella che sto facendo adesso, a quale sto dando semplicemente fiducia, come ho fatto anche con altri net marketing, networker è quello che lavora nel net marketing, no? Che esistono, tipo la Veritas è un network
dove anche lì danno provvigioni, soldi e via discorrendo, e anche qui nella Visalus senti parlare delle persone, guadagnano cifre, dopo aver lavorato per tanti anni, cifre astronomiche, e altre persone che sono dentro da 4-5 mesi che già guadagnano 400-500 euro al mese di provvigioni, e in più tutto questo cibo non lo devono più comprare ma rimane gratis. Per cui si presenta molto bene come network, è un network che è stracollaudato, è americano, con un po' anche il vizio, secondo me, degli americani, che sono un po' esaltati quando fanno queste riunioni, sempre che chiedono gli applausi, un grande applauso qui, un grande applauso là, che a me sinceramente stufano, perché è un po' come chiedere il mi piace su Facebook. Non mi puoi chiedere il mi piace, se mi piace una cosa te lo metto tutto spontaneamente. E anche tutti questi applausi che chiedono sulla fiducia, chiedi un applauso per una persona che va a parlare che non conosci, perché la devo applaudire? Lasciami fare l'applauso alla fine, perché se viene spontaneo è anche più efficace. Però sono quei piccoli dettagli, quelle piccole, diciamo, sfumature comprensibili in un network dove non conoscono il valore reale della vita, quello sul quale bisogna puntare con la passione e l'energia totali che si possiedono dentro, no? E intendo dire la pace. Però secondo me ci arriveranno a capire che se si confermerà la bontà di questo prodotto, non solo per il periodo che tutti i network hanno, dove iniziano, hanno un'ascesa, una stabilità e poi dopo finiscono, no? Ma gli auguro di avere un'ascesa, raggiungere un mercato e mantenerlo, perché se tu mantieni quel mercato lì si vede che la qualità che stai offrendo è una qualità che ha a che fare con l'essere umano, è un aiuto, ce n'è di bisogno. E in quel caso lì, facendo i conti alla fine, io potrò parlare personalmente se è un network che merita la fiducia da parte mia principalmente, e anche delle altre persone alle quali mi troverò a parlare, perché è una cosa che, propagandola, non solo mi può far guadagnare dei soldi e la cosa non guasta assolutamente, ma propagando un prodotto che fa bene alla gente, fa bene alla salute, perché è un prodotto nato per la salute, non è un prodotto dietetico, no? Anche se la dieta è uno degli effetti principali che vedi, no? Queste persone asciutte, queste persone che hanno avuto patologie di varie malattie fin dalla loro nascita, che dopo 90 giorni di prodotto, facendo le analisi, c'è uno che conosco qui di Ravenna, un paesino, portafuori, Ulisse, adesso il cognome non me lo ricordo, che lui mi diceva aveva sempre il colesterolo alto, anche se era sempre stato uno sportivo, faceva corse, mezzo maratone, un corridore che macinasse, secondo quello che dice lui, 14-18 km tutte le volte che si mette in movimento, diceva che aveva sempre il colesterolo molto alto, sui 350 eccetera. Mi ha detto, dopo 90 giorni ho fatto le analisi, prima le mie analisi diceva erano stellate, aveva sempre delle stelline in tutti i punti un po' cardini, diceva il colesterolo era 157 e mi sento energia, era bloccatissimo, non riusciva più a correre, da un giorno all'altro, dalla sera alla mattina, si è trovato inchiodato per giorni, un gran dolore alla schiena. Un amico gli ha parlato di questo alimento, lui ha cominciato a prenderlo, un po' settico, e piano piano ha visto che è cominciato ad andare via il bruciore, ha cominciato a rimettersi in moto e adesso va come una viola. Questo è il video che ho voluto fare per dire che sono in esperimento, mi metto in prima persona a sperimentare questo prodotto di cui si sta diffondendo in Italia, inizialmente adesso, molto nel Riminese, Milano, insomma, comincia a spargersi adesso, perché dall'America, che è nato nel 2005, dall'America è venuto in Europa penso qualche anno fa, e da penso un anno più o meno, finalmente è arrivato anche in Italia, e si pensa in futuro di fare la produzione anche in Italia, migliorando anche la spesa, nel senso che la spesa di spedizione può abbassarsi, perché un conto è fatto arrivare dall'Olanda come adesso, da dove arriva dall'America, un conto è fatto arrivare
dall'Italia, in qualsiasi città tu abiti, il costo ovviamente è minimo, si riduce. Per cui, come dire, faccio l'uomo cavia. Volevo fare così, oggi è sabato, però settimanalmente o sabato di domenica farò l'aggiornamento di come sta andando. Oggi sono, in questo momento in cui parlo, sono come minimo 96 kg. 96 kg. La prossima settimana farò l'aggiornamento del peso e di come sta andando e di delle altre notizie che posso aver incamerato nel frattempo. Ne ho altre tante da dare sulla bontà del prodotto a livello medico, eccetera, ma non voglio annoiare, sono convinto che ci sono dei video sui vari siti in internet dove chi ha voglia di approfondire troverà palle per i suoi denti. Per quello che riguarda la mia esperienza personale, penso che sia molto più facile per quelle persone che hanno voglio di seguirmi, di vedere come va questa cosa qui, seguire la mia esperienza, perché io dirò veramente la verità. Come dirò la verità anche sulla Veritas, che in questo momento ho messo un po' in pausa, perché fra 4 giorni avremo la sentenza del giudice di pace, dopodiché faremo un po' il punto della situazione e chiuderò la mia esperienza con la Veritas facendo un video dove dirò come mi sono trovato a collaborare in quel network. E stessa cosa farò con la collaborazione, con l'esperienza che sto già facendo con questo nuovo network, che però si presenta in una maniera molto bella, molto bella. Bene, ho finito, vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana per il prossimo aggiornamento.